C'è un'altra questione, Ius, perché in questi giorni abbiamo raccontato, noi come i colleghi della carta stampata, il terremoto, e stiamo raccontando il terremoto, quindi in televisione si vedono tante immagini di funerali, distruzione, morte, e davanti al televisore spesso ci sono anche i bambini, quindi non soltanto i bambini che hanno subito il terremoto ad Amatrice, ma anche quelli che quotidianamente appunto scendono il televisore e vedono queste immagini. Come si accompagnano nella comprensione di quello che è successo? Prima di tutto non vanno sovraesposti, quindi non va nascosto ma nemmeno lasciati troppo di fronte a queste immagini. Poi vanno spiegate, va spiegato cos'è, cosa sta succedendo, e poi secondo me vanno invitati a vedere che ci sono persone che aiutano. Che la domanda che spesso fanno i bambini è come faranno adesso. La risposta è che adesso iniziano a ricostruirsi come persone, come individui, come comunità. Come comunità resiliente, quindi gli si spiega proprio questo, che queste persone adesso si staranno riorganizzando e che ci sono persone che li aiutano a fare questo, che transitano in questo momento per poter ricostituire al più presto una situazione di normalità. C'è stato qualcuno che ha detto addirittura che il gioco sarebbe la chiave vincente per spiegare a un bambino questa fase di transizione a volte dolorosa e sicuramente difficile dal punto di vista logistico. Vivere in tenda, non avere più la propria casa, le proprie cose, può veramente essere spiegato come un gioco? Rispetto ai bambini che vivono in tenda, noi stiamo lavorando, per esempio nel nostro campo, proprio per rendere al più presto, già da subito è attiva una tenda dedicata a loro, dove possono trovare giochi, persone specializzate nel poter stare con loro e dove chiaramente li si riporta il più possibile, il prima possibile, a condizioni vicine alla normalità. Poi chiaramente il lavoro che fanno gli adulti è quello proprio di ricostituire un tessuto. Certo, le 10 e 15. Ius, torno sul tema della ricostruzione, in particolare della ricostruzione proprio delle case, delle strutture che sono venute a mancare. Quanto è importante che i borghi rinascano dove erano? È prezioso. Le persone giustamente sono legate al territorio, sono legate alla loro comunità. Era un sollievo per le persone che abbiamo assistito quando potevano ritrovarsi. Io sono qui con le amiche, ha detto una signora anziana. È importante che possano ricostituire la loro comunità e dove stavano. Delle persone che avete incontrato voi, quanti hanno fiducia? In questo momento su questo non è tanto un argomento, è però si prematuro. Stanno ritrovando e comunque la determinazione, la volontà è quella.